suggerire alla gente, per suggerire ai passeggeri dell'autobus, quali sono i comportamenti più adatti da tenere quando si viene a contatto o come vittime o come spettatori con delle situazioni spiacevoli di questo tipo. Ecco, adesso non vorrei dilungarmi troppo, chiamo direttamente Stefano Scandella e Francesca Bolazzi, che ringrazio appunto per la passione, perché hanno costruito una campagna di comunicazione a nostro avviso molto efficace, e soprattutto la cosa interessante è che questa campagna e adesso inizia con questa prima uscita, ma non poi le violenze sessuali, ma anche appunto gli atti violenti. Sono tante le situazioni che si verificano sui mezzi un po' spiacevoli, no? Parlando di questi temi. Quelli che poi sono, diciamo, ad agire.